Ovvero, a nostro avviso, ogni qualvolta un malintenzionato si introduca in un'abitazione, in un'azienda, in un ufficio, in uno studio privato e lo faccia o travisato o con armi o in gruppo, per questa stessa ragione deve intendersi il soggetto proprietario legittimato a difendersi. Perché i disegni di legge che sono proposti in tema di legittima difesa non fanno nient'altro che riaprire quella che è una problematica annosa e difficile, che è quella che è stato considerato, è stato concesso un margine di discrezionalità in capo al magistrato troppo ampio nella valutazione della proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Ovvero se ogni qualvolta si deve analizzare la singola situazione e cercare di analizzarla nella sua completezza diventa sempre molto difficile ritenere se sussista o meno la legittima difesa. Io porto due esempi vicentini. Abbiamo avuto un caso dove Graziano Stacchio, un benzinaio, di fronte degli spari di alcuni criminali che stavano cercando di compiere una rapina con dei Kalashnikov, e rispondendo agli spari gli stesso, pur essendo un vicino di casa dell'orafo, vittima del tentativo di rapina, ha imbracciato un fucile e ha sparato, ha ammazzato il criminale. Si è arrivati poi alla fine con un provvedimento di archiviazione, cosa che invece non successe per Hermes Mattielli, un cenciaiolo, il quale si è visto di fronte due nomadi che si sono introdotti nella sua proprietà al fine di sottrarre del rame e, armati di una spranga, hanno intimidito. Questo signore ha sparato, non ha ammazzato i due criminali, ma è stato condannato a 5 anni e 4 mesi e il risarcimento di 135.000 euro a favore di questi nomadi. È morto poi nel frattempo, quindi la galera non l'ha vista, ma non di certo perché la giustizia gli è venuta incontro, ma perché purtroppo la natura gli è stata avversa. Per questa ragione però noi riteniamo che l'istituto della legittima difesa, ancorché fu modificato proprio ad opera e sotto il ministro Castelli nel 2006, è ancora malamente applicata, perché è malamente interpretata. Eppure la modifica che avevamo introdotto noi nel 2006 voleva prevedere una forma di presunzione, ma ogni qualvolta si lascia la possibilità che ci sia una discrezionalità nella valutazione, perché come nel caso che è previsto nel 52 si deve vedere se c'è o meno la desistenza, quant'altro, si creano delle problematiche, mentre secondo noi questa norma deve essere rivisitata nel senso di avere dei parametri di applicazione più stringenti e che possa essere così effettivamente applicata. Grazie.